amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti a Latina Scalo per la seconda giornata del campionato di Serie D Girone A. Di fronte Virtus, Latina Scalo e Accademia Sport. Primo il pallone, semaforo verde sul match. La seconda giornata, prima frazione di gioco, recupera il pallone Iannella che può andare da solo. Iannella con il destro, la gran conclusione, la prima chance per la Virtus Latina Scalo con Iannella. Ancora Bruzzese, pallone all'indietro, rilancio in avanti per il numero 7, la possibilità per Bruzzese, defilata a destra, va il diagonale di Bruzzese, in due tempi ci arriva Dorati, evita il peggio da Patanè, quindi Marcelli, Marini, la finta, ottimo su Bruzzese, va la conclusione e il vantaggio della Virtus Latina Scalo con Marini, gran numero. Pronto Marcelli a rilanciare in avanti per Mancini. Occhia del Macane, possibilità per il Macane che va con il destro. Ancora lotta in mezzo al campo con Mancini che riconquista il pallone. Va con la punta del piede destro, la risposta da parte di San Marco. Già battuta la punizione, Marini allarga il pallone, uno schema perfetto per Mancini che mette dentro per il raddoppio della Virtus Latina Scalo. Non ci sono punti di riferimento al momento, si piazza Mosca lì in attesa del pallone, Pistella defilato, serve Bruzzese, si chiude bene la Virtus, Bruzzese zona tiro, ci può pensare, Bruzzese va fino in fondo con il destro. Rilancia in avanti, Bruzzese con il petto, Marcelli riconquista il pallone, Marcelli va con il sinistro, supera San Marco, la gran botta di Marcelli, 3-0. Rainone, la finta di Rainone che perde il contatto con il pallone, Venturiero solo davanti a Dorati, Venturiero riapre la sfida, il gol dell'Accademia con Venturiero che sfrutta una disattenzione da parte della Virtus Latina Scalo. Poi da Marcelli, arriva Bruzzese da sinistra, la chance per Bruzzese, va con il destro, la gran parata di Dorati, poi ancora l'intervento del numero 1 per Venturiero, centralmente allarga per Bruzzese, zona tiro per Bruzzese che va in mezzo, la conclusione e la gran parata di Dorati sul destro di Patanè. Occhio a Mancini, anticipa San Marco, commette fallo, calcio di rigore, controllo Conte, va Iannella con il destro, è il quarto gol della Virtus con Iannella. Marcelli, Iannella, larga a destra, ottimo per Marcelli, la possibilità per Marcelli, la finta, il pallone in mezzo per Corbi che col sinistro non trova la porta, la verticale errata, Iannella riconquista il pallone da destra, può andare alla conclusione, Iannella con il destro, fulmina San Marco, 5-1 Virtus Latina Scalo, ripartenza perfetta. Bulboaca, Corbi, apertura perfetta per Marini, solo davanti a San Marco, Marini, Marini, il pallone che termina in calcio d'angolo, la grande chance ancora una volta per la Virtus che adesso va con Marini da destra, Marini trova la deviazione, trova soprattutto il gol del 6-1, prende il largo la Virtus Latina Scalo, attacca l'Accademia con Bruzzese, l'errore di Bruzzese è il gol da parte di Iannella, il 7-1. Russo recupera il pallone, lo recupera molto bene la Virtus, Marcelli, serve Corbi, defilato Corbi con la punta del piede, la conclusione, la gran parata da parte di San Marco. Marcelli, rilancio in avanti, pallone deviato, quindi il Macane, la conclusione del Macane, trova il gol dell'Accademia, 7-2. Centralmente per Russo, fermato, quindi ancora Bruzzese, va da destra, Bruzzese, la conclusione e poi c'è il gol da parte dell'Accademia, il gol da parte di Russo. Fermato però molto bene Dorati, ancora Russo, gli soffia il pallone Vitelli che va da solo, ancora Vitelli, la conclusione, per il pallone che termina in calcio d'angolo. Finisce qui l'incontro, il successo, il secondo in due partite da parte della Virtus Latina Scalo che batte 7-3 l'Accademia Sport. È tutto da Davide Mancini, un saluto agli amici di Mondo Futsal.